Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial in collaborazione con Panda All Selected. Come sempre vi ricordo il codice promozionale da usufruire sul loro negozio online, che è questo, e poi a fine video vi spiegherò come installare l'app che ti permette comunque di avere altri ulteriori vantaggi. Allora, oggi andremo a realizzare un bracciale rigido. Sarebbe questo. È rigido. Quindi noi andremo a creare prima il cilindro con le rocailes e i piconi e poi andremo a assemblare il tutto. Quindi, il materiale che ci occorrono sono i piconi. Io ho scelto due tonalità di blu, poi il filo, questo qua rigido. Ora non so, non mi ricordo il nome preciso. Io di solito lo chiamo, cioè, vedo che lo chiamano il filo armonico, poi sinceramente non ricordo come si chiama questo qui. Poi la catena, intanto metto da parte. Rocailes 15 11 0. Io sto usando queste argento e queste blu elettrico. Le nostre pinze, il filo di nylon, le perle e matite 8 mm, queste qui. Poi i distanziatori piatti, questi qua, ago, moschettone per gancio, cioè gancio per moschettone, non mi viene il termine, il la cosa, e anellini. Allora, io ora vado a sistemarmi un po' il materiale e poi possiamo iniziare a realizzare la parte centrale del bracciale, quindi questo cilindro con i piconi. Quindi andremo a creare un modulino. Eccoci, allora io mi sono sistemato il filo dell'ago e iniziamo a inserirci lago una sequenza di 4 biconi e 4 rocailes, quindi uno in questo e portiamo tutto alla fine del filo. Facciamo il nodo. Ripassiamo nuovamente il filo in tutte le rocailes e il picono, giusto per rafforzare un po'. Ok, e ora possiamo iniziare. Io entro col lago e vado ed esco dalla rocailes argentata. Ora andremo a creare delle picot o crocette. Ora
non so i termini giusti. In questo modo io esco dalla rocailles argentata, mi prendo tre rocailles blu, rientro in questo modo rientro nuovamente nel bicono e poi di nuovo nella... Aspettate che forse non si è visto. Allora, in questo modo prendo tre rocailes, ma perché non mette fuoco? Io esco dalla rocailes argentata e rientro col lago in questo modo. E tiro il filo. E faccio questo procedimento per tutte le rocailes. In questo modo. Ora vado a uscire dalla rocailes argentata col lago. Io ora mi inserisco in quelle blu ed esco col lago in quella centrale e tiro il filo. Giriamo il modulo e la lavorazione in questo modo e tra i spazi, in questi spazi, dovremo inserire nuovamente il bicono. In questo modo. Tiriamo il filo. Così. Ora io rientro nella rocailes, nuovamente nella bicono, poi esco nella rocailes, giusto per rafforzare un po'. Ok, dobbiamo fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, soltanto che ora dobbiamo alternare le rocailes. Se prima abbiamo messe quelle blu, ora metteremo quelle argentate. Facciamo la stessa cosa.
Ora mettiamo, facciamo la stessa cosa di prima, mettiamo i picconi, questi qua, blu elettrico. Questo tipo di modulo cilindrico, diciamo così, non si può fare anche con qualsiasi altra perla, con i cipollotti, con le perle di 4 mm, con in questo caso anche con il bicono. Ovviamente cambia qualcosa. Penso di sì. Ok. Come vedete già il cilindro prende forma. Sbagliato, non ho messo 2, devo mettere 3. Dobbiamo inserire l'ultimo giro.
dobbiamo inserire gli ultimi bicone. Allora, adesso che abbiamo inserito l'ultimo bicono, andremo a fare un po' di giri per rafforzare il tutto, facendo comunque attenzione, come sempre, a non ingarpugliarsi. Come sempre. Come in questo caso che si... Ok. Ora io mi porto, cioè mi passo un po' di filo all'interno del modulo. Faccio un po' di altri giri. Ok, e il cilindro l'abbiamo fatto. Ok, volendo questo tipo di modulo si può fare, aspetta un attimo, questo tipo di modulo lo si può allungare per creare, poi comunque si può fare anche il bracciale, tutto quanto con questo tipo di modulo, questo cilindro che poi sembra un tubicino. Allora, questo è il modulo che abbiamo realizzato e andrà ad essere la parte centrale del bracciale rigido. Ora andremo a completare il tutto. Io mi prendo un pezzetto di filo. D'acciaio, ma c'è di questo filo armonico. Rigido. Ovviamente una parte dove non sia... Anche se non credo che, tanto modellandolo si può sistemare. Ok, me ne taglio un pezzetto. Allora, mi sono tagliato un pezzetto di questo filo. Dove è andato? Mi prendo
stanziatori piatti, questi con i diamantini. Con la pinza vado a chiudere un lembo in questo modo, facendo due giri così, in modo tale che già in questo modo, spero che si vede, e iniziamo a infilare le perle. Sequenza è questo: un distanziatore, andiamo, ingrandiamo un po', un distanziatore, distanziatore, il nostro cilindro che abbiamo realizzato, e ripetiamo la stessa sequenza. Devo cambiare la perla, troppi fori. Ok, e abbiamo finito. Abbiamo inserito tutte le perle. Ora ci tagliamo il filo, punto di accesso, perché dovremo andare a fare l'asola. Ok, prendiamo questo, la pinza, e iniziamo a fare l'asola. Che già li inseriamo all'estremità nel bracciale. Mamma mia.
questo pezzo di catena lo dobbiamo dividere in due, cioè, ci abbiamo soltanto 6 anellini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da una parte, 6 dall'altra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi qua lo taglio. Moschettone, se lo trovo, eccolo. Apriamo leggermente qua. Abbiamo finito il bracciale rigido, è stato completato. Eccolo. Questo è il bracciale. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo il codice promozionale che si trova qui. Tutte le info necessarie dei prodotti, di alcuni prodotti, li troverete sotto nell'info box. E a fine video parlerò dell'app da installare per avere ulteriori vantaggi e promozioni comprando i prodotti dall'app. Ciao, alla prossima! È arrivato il momento di parlarvi della novità che vi ho introdotto nel video. Allora, Panda Hall ha anche un'app che può essere scaricata benissimamente da Google Play oppure sotto il link che vi darò nell'info box. I vantaggi che ha questa app sono notevoli, anche perché ora lo apriamo. Vi offre una gamma di tantissimi prodotti e tantissime promozioni. Ci sono un sacco di materiale, come vedete, a un costo abbastanza basso, però ripeto, non significa che non siano di qualità. Hanno un sacco di materiale creativo per chi fa delle creazioni come me, e devo dire che è una novità, perché è la prima volta che vedo che un grossista che collaboro abbia un'app, e Panda Hall ha questa app che ti permette di acquistare comunque i loro prodotti tramite cellulare, tramite appunto cellulari o tablet. Allora, ci sono un sacco di opzioni, ovviamente bisogna registrarsi, ti dà anche la possibilità di avere quei prodotti con la spedizione gratuita. Poi c'è lo sconto del 3%, ci sono quei prodotti che hanno un piccolo lotto, quindi
con una quantità ridotta, e poi ci sono i regali gratuiti. È facile, intuitiva da utilizzare, è come normalmente un'app di acquisto. E niente, questo vedete qui la spedizione gratuita. Potete contattare loro per qualsiasi cosa e potete impostare la lingua e eccetera. Questo è tutto, questo è quello che vi volevo far vedere, la novità dell'app di Panda Hall, e devo dire che è molto molto utile. Ci sono le varie categorie, accessori per la bigiotteria, le perline, c'è un po' di tutto. Ci sono anche, se non sbaglio, questa nuova categoria, cioè prodotti per la bellezza e la cura della persona. Poi ci sono gioielli e orologi, quindi è molto un po' più fornito rispetto al sito principale. Però questo è, diciamo, un'app abbastanza valido, cioè voglio dire, c'è un sacco di cosette, e ripeto, a buon prezzo, e la qualità è molto buona, cioè non ci dobbiamo comunque basare soltanto sul prezzo, ma anche sulla qualità. Molto probabilmente tramite l'app si possono avere comunque del materiale oppure degli oggetti con un costo ridotto rispetto al sito principale. Torniamo nella home. Ok, questo è tutto e io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!